Mister Moro, se il Chanlis Muzan cade a Cattolica per 1-0, cosa hai detto ai ragazzi quando sei rientrato negli spogliatoi? Ancora non gli ho detto niente, ragazzi, quando sono arrivato negli spogliatoi, perché sono dispiaciuto come sono dispiaciuti tutti i ragazzi. Lo sapevamo che era una partita difficile. Il Cattolica l'ha dimostrato che è una squadra che non ti concede niente. Hanno fatto la loro partita sulla ripartenza, e non ti hanno mai concesso niente. Dovevamo andare a cercarci un episodio forse con un po' più di qualità, però diamo merito anche al Cattolica che ci ha chiuso sempre tutti gli spazi. No, 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 non siamo riusciti ad evidenziare magari anche la qualità tecnica su qualche giocatore. Le abbiamo provate tutte anche con le sostituzioni, però purtroppo questo è il rammarico del risultato e ne veniamo a casa avviliti perché avevamo preparato la partita sotto tutti gli altri aspetti. Quanto è pesata l'assenza di Bomber Ma Rocco? sicuramente è pesata tantissimo perché abbiamo visto che all'inizio non riuscivamo a tenere magari una palla. Carlevaris l'abbiamo fatto fare magari un ruolo diverso, che mi dispiace dopo anche la sostituzione per questa botta alla caviglia, però dopo anche con D'Apollonia, però il vero giocatore di riferimento sicuramente è mancato. Però io gli alibi non vado a cercarmi, diamo merito al Cattolica che è riuscito a fare con determinazione la loro partita e ha vinto la partita. Il Cattolica è profondamente cambiato rispetto al girone d'andata. Ti aspettavi una squadra così Ma ce agguerrita? l'aspettavamo perché insomma anche vengono dallo 0-0 fatto contro le Dolomiti e quindi si vedeva anche dai nomi che è una squadra completamente nuova e l'ha dimostrato, è una squadra che sa stare in campo, che è difficile da superare con il tipo di gioco che fanno. Ora il quinto posto, l'ultimo valido per i playoff, dista 9 punti. Sicuramente noi adesso siamo rammaricati, abbiamo dato un dispiacere al Presidente, abbiamo dato un dispiacere anche a tutto l'ambiente, ma principalmente a noi stessi perché ci credevamo di continuare, continuiamo a fare il nostro campionato, mancano ancora 12 partite alla fine, ci sono ancora punti in palio, tutto può succedere, però certo che adesso andare a raccontare le favole è giusto non raccontarle, è giusto mostrare la faccia e dire se abbiamo sbagliato magari forse anche prima e gli altri sono stati forse più bravi di noi. Grazie.